Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi nuovo video tag in collaborazione come sempre con Giovanna e questo è un video tag intitolato i 4 nudes preferiti. Quindi bisogna mostrare 4 nude preferiti sia per quanto riguarda gli smalti, sia per quanto riguarda gli ombretti, sia per i rossetti. Allora, iniziamo subito senza perdere troppo tempo, altrimenti il video viene lunghissimo. E quindi inizio subito con mostrarvi gli smalti. Allora, il primo smalto nude preferito è questo qui di Pupa, il Lasting Color di Pupa, questo nude tendente a rosa, quindi con un sottotono rosato. Mi piace tantissimo questo smaltino perché alla prima passata già è coprentissimo, poi non ha glitterini, non ha perlescenze, quindi come piace a me, tutti e quattro smaltini che vi mostrerò non hanno né glitterini né perlescenze, perché io gli smaltini nudes li preferisco senza alcun riflesso, senza niente. E quindi questo qui di Pupa, non so dirvi il numero perché questi sono quelli che davano in omaggio e hanno tolto l'etichetta con il numero, poi nel caso se trovate il numero ve lo metto sicuramente in un fumettino. Quindi questo qui di Pupa è il mio primo nude preferito. Poi un altro nude che mi piace tanto, che diciamo ho rubacchiato a mia mamma perché è stato un regalo che le ho fatto per la festa della mamma, però l'ho provato anch'io, ed è uno smaltino di Essence della linea Color & Go, quindi questi qui piccolini. Questo è un grigio ghiaccio che sulle unghie dà davvero un effetto molto fine ed elegante. E questo è il numero 56, Got a Secret, questo qui, ed è davvero bellissimo. Poi un altro smaltino nude è di Kiko, questo qui, che io acquistai in offerta a 1,50€. Questo è il numero 349, non so se si vede, 349, e questo è un nude con una punta di verde all'interno, è un verde oliva chiarissimo proprio, quindi per me questo anche è un nude. È davvero molto molto bello questo smaltino, mi piace tanto l'effetto che dà sulle unghie. E poi l'ultimo smaltino nude è della Crystal. Sapete che io adoro questa linea di smaltini che costa soltanto 1€, molto molto economica ma davvero ottima. Hanno cambiato diciamo il packaging degli smaltini Crystal, ma c'è un codice, non so, questo qui è il codice, e questo è un nude tendente al marroncino ed è tipo un color taupe, molto molto fine ed elegante. Quindi i 4 smaltini nude che vi ho mostrato, eccoli qui, ognuno ha un sottotono diverso. Questo è sul marroncino, questo sul rosa, questo sul grigio e questo sul verde. Comunque sono 4 nude secondo me veramente molto belli. Poi passando alla categoria rossetti, il primo nude che vi mostro è famosissimo perché ve l'ho mostrato in tantissimi altri video, ed è un rossettino di Kiko della linea Smart Lipstick da 2,50€, e questo è il famosissimo 92, ed è questo nude tendente a rosa, quindi con un sottotono rosa. Questo qui è lo sboccino, molto carino come rossetto, mi piace tanto l'effetto che dà sulle labbra, non mi secca le labbra ed è davvero abbastanza cremoso. Questo non fa parte della linea matte, ma è un creamy se non erro, comunque mi piace tantissimo. Poi un altro rossettino che mi piace tanto, che rientra nei nude, è questo qui di Elf, della linea base da 1,70€, ed è il Fantasy, non so se si legge perché è microscopica la scritta, sempre il braccio tremolante. Comunque il Fantasy, che ha un odore spettacolare di frutti di bosco, ormai non ve lo dico più. Comunque è questo nude marroncino, diciamo che è un tipo un color cappuccino, latte e caffè. Comunque è favoloso, mi piace tantissimo. Lo swatch è questo qui di sopra, vedete, rispetto al Kiko questo è più marroncino proprio, e io lo adoro. Poi un altro rossettino è sempre di Kiko, qui c'è ancora la scatolina perché diciamo che è uno dei miei ultimi acquisti, ed è il numero 78, sempre della linea Smart da 2,50€, e questo è un matte lipstick, quindi è proprio un matte. Questo tende un po' più a seccare le labbra rispetto all'altro, quindi io vi consiglio di stendere un burro cacao al di sotto oppure una matita per labbra.
questo è il colore. Questo è un nude tendente al beigiolino, molto carino, e lo swatch al di sopra del di quello elf, vedete, è abbastanza simile, solo che questo è un po' più aranciato, diciamo che ha un sottotono beigiolino con una punta di arancione all'interno, e mi piace tantissimo l'effetto che fa sulle labbra questo rossettino. Poi, ultimo rossetto, che diciamo è una combinazione di due prodotti di Essence, che sono il rossettino numero 52 in the nude, che a me da solo non piace perché mi evidenzia le pieghette. Sono messa a fuoco, ok, perché mi evidenzia le pieghette, ma da poco è uscita una matita che ha sostituito l'altra nude, e questa è la numero 11 in the nude, quindi ha lo stesso nome del rossettino, e usate in combinazione danno davvero un effetto favoloso sulle labbra. Un colore nude davvero molto bello, e ora ve le swatcho. Allora, questa è la matita e questo è il rossettino. Il rossettino risulta essere molto sheer, quindi poco coprente, ma messo al di sopra della matita dà quell'effetto gloss, quell'effetto volumizzante alle labbra che mi piace tantissimo. Questa qui è la matita, e questo a fianco, questo qui a fianco è il rossetto, che ho tolto un po' con l'unghia, ma vabbè. Questo qui è il rossetto, molto sheer, vedete, no, per niente coprente. Comunque, usati in combinazione, mi piacciono tantissimo. Poi, passando alla categoria ombretti, gli ombretti nude preferiti per me sono questo qui di Kiko, è un ombretto mono, il numero 119, che è questo marroncino molto molto carino e satinato. È un marroncino non molto scuro. Ora vi faccio lo swatch, e questo qui è lo swatch, vedete? Questo, non so come mostrarvelo, comunque questo è lo swatch, ed è un marroncino abbastanza chiaro, satinato, che dà un effetto molto carino sulle palpebre. È davvero molto bello questo ombrettino, mi piace tanto. Poi un altro ombrettino nude, questa la potrei mettere tutta perché è proprio una palettina nude della Elf. Questa qui è questa palettina, che è la Natural, ed è appunto per me è davvero molto complicata da aprire questa palettina, non so, ma ogni volta che la apro faccio dei macelli. Comunque questi sono i 6 colori, mi piacciono tantissimo, ma il mio preferito in assoluto è questo qui, che è un color nocciola davvero molto bello, non so se si vede, ma è un nocciola satinato molto molto carino, e lo swatch a fianco a questo di Kiko, vedete, è abbastanza simile. Comunque è molto più luminoso rispetto a quello di Kiko, e applicato sulla palpebra illumina tantissimo lo sguardo, e mi piace tanto, anche utilizzato da solo questo ombrettino è davvero favoloso. Poi, vedete, io nel frattempo ho distrutto la palette perché non la so mai aprire, non so se è il mio packaging che è difettato, ma non so. Comunque, un'altra palettina che è sempre nude, interamente nude, è questa qui di Essence, della linea Sun Club. Questa è la numero 02 Long Beach, ed è questa qui sui toni nude, ma il mio colore preferito è in assoluto questo qui, vedete, che è un marroncino bronzato, ramato, non so, comunque è davvero carinissimo, luminosissimo anche questo. Come vedete, i 3 colori si somigliano tanto, ma comunque questi sono i colori nude che io preferisco. E poi l'ultimo colore lo prendo da questa palettina di H&M, questa qui con 25 ombretti se non erro. Comunque questa palettina, io adoro questo colore qui, non so se si vede, ma è un color nocciola favoloso, anche questo molto luminoso, satinato. Questo qui è lo swatch, ora ve lo mostro, e questo diciamo che è il più chiaro dei 3, ma comunque si avvicina. Questo qui davvero luminosissimo, e questi ombretti danno davvero un bellissimo effetto sulla palpebra. A me piacciono tanto perché sono luminosi, sono neutri, quindi anche applicati da soli vi aprono davvero tanto lo sguardo. E niente ragazze, scusatemi se vado di fretta, ma si sta scaricando la batteria come vedo, quindi non mi va di rigirare il video oppure di dividerlo in varie parti. Comunque, questi sono i miei nudes preferiti, sia per quanto riguarda smalti, ombretti e rossetti. E niente, vi lascio nell'info box come sempre il link
link del video e del canale di Giovanna. E niente, poi se vi va postate anche un video di risposta a questo tag, se vi piace appunto, e fatemi sapere se avete provato questi prodottini oppure quali sono i vostri nudes preferiti. E niente, io vi mando un grosso bacione e al prossimo video. Ciao ragazze! Scusate la fretta, ma si sta scaricando la batteria. Ciao!